presento, dico io. Dai, presenta. No, calma, un secondo, poi può essere. Se qualcuno poi prima o poi porta dell'acqua, su. Allora, ci vuole un po' di acqua, chi è? Del rosso giovanotto. Ma dove è questo? Ciro, tu ce l'hai, sei morto. Sì, sì, sì. Perfetto. Arrivo. Ciro, magari anche con un bicchiere di plastica. Sì. O meglio di cristallo. Che quindi vorrebbero fare i giornalisti o comunque qualcosa del genere.
Però questo discorso che sto facendo vale un po' per tutto, sia che uno voglia comunicare, e comunque prima deve capire, che è tardi di capire, sia che uno voglia fare scienze politiche, non so, insegnare o cose del genere, peraltro è un'altra forma di comunicazione. E non dare anche per scontato che voi non sappiate niente, ovviamente, nel senso che magari siete bravissimi e vi dico delle cose inutili. Ma la mia esperienza negli ultimi anni, sempre più spesso, è che anche persone colte, istruite, aperte, non razziste, non, in realtà hanno dei dubbi enormi, hanno dei dubbi enormi, o peggio, hanno delle certezze su questo mondo che non sono corrette, e tentare di interpretare poi le notizie continue e le cose che succedono partendo da delle basi completamente o almeno in parte sballate è pericoloso, tra l'altro, oltre che poco intellettualmente scorretto. Allora, l'errore principale, per esempio, da evitare è quello di considerare il mondo arabo-islamico, e lo metterei tra virgolette, come un unicum, un unico ammasso religioso, razziale, etnico, culturale, dove più o meno le donne sono trattate in un modo, più o meno sono fanatici, più o meno sono violenti, eccetera. Allora, vi do qualche dato, 2010, ma più o meno sempre. I musulmani nel mondo sono 1,6 miliardi, cioè sono quasi un quarto della popolazione mondiale. Gli arabi sono 450 milioni, però di questi arabi, che parlano quindi lingua arabofona, diciamo, una grande minoranza sono cristiani e di altre fedi. Quindi vuol dire che in realtà di quei 1,6 miliardi di musulmani del mondo, meno di un quinto sono arabi. Nonostante, come questo lo saprete, l'Islam sia nato nell'Hijaz, nell'attuale Arabia Saudita, che la lingua della liberazione sia l'arabo e che siano stati gli arabi, con una incredibilmente veloce e successful, si dice, invasione di quasi tutta, di gran parte della terra del mondo conosciuto allora, a portare l'Islam dall'Andalusia fino all'Asia centrale. Ora, questo cosa vuol dire? Comincio per esempio a voler dire che quando si parla di musulmani oggi si parla di Indonesia, di Cina, di Africa centrale, di Europa, dove gli Islam sono tantissimi, anche a livello teologico per esempio, e mi addentro sulle varie forme di sufismo o sincretismo con altre religioni o cose del genere. Comunque sono estremamente diversi, e poi, cosa banale, come gli italiani sono diversi dai francesi, anche i cattolici italiani sono diversi dai cattolici francesi, all'interno di questo mondo, dei singoli paesi, ci sono diversità. Ripeto, forse vi sembra che io venga a fare cose in Cina, però io sono convinta, infatti sto scrivendo alcun libro, spero che finisca presto, sono convinta che manchino, soprattutto in Italia, le basi. Allora, l'altro giorno una professoressa di un'importante università italiana, persona colta, istruita, eccetera, era convinta, abbiamo avuto una piccola discussione, per esempio, che gli sciiti fossero più democratici e più pacifici dei sunniti. Il motivo, poi ho capito, era soprattutto per l'ISIS, nel senso che l'ISIS in questo momento è in modo ovvio il sinonimo di orrore, quello delle decapitazioni di occidentali e altri orrori, magari che si conoscono perlomeno qua da noi, sulle popolazioni locali. E l'ISIS, come saprete, è un po', ha preso un po' il testimone dell'orrore dall'Al-Qaeda, e da un paio d'anni, prima in Siria e poi in Iraq, è diventato un movimento jihadista, nel senso violento del termine, estremamente reazionario e conservatore da un punto di vista politico e religioso, ispirato dai wahhabiti sauditi, eccetera,
E sono super sunniti, cioè se non sono sunniti l'ISIS, infatti odiano anche gli sciiti. Ora, però dire una cosa del genere, gli sciiti sono più buoni, sono più democratici, è assurdo. E infatti, per esempio, io ho fatto notare che l'unico stato del mondo musulmano governato da il clero, anche perché parentesi c'erano solo gli sciiti, il clero, nella sunna non c'è, è l'Iran. Ora, l'Iran non è l'ISIS, però non lo presenterei come esempio di democrazia. Cioè, attribuire a una religione, anche a una sottoreligione, diciamo, tipo sciiti sunniti, infatti l'unica posizione politica è ovvio che non ha senso, cioè basta pensare ai cristiani, lasciando perdere anche l'inquisizione, che ormai è cosa, grazie a Dio, passata. Cioè, abbiamo avuto dittatori cattolicissimi tipo Videla in Argentina in tempi recenti, oppure Bush, forse lo sapete tutti, spero, credo, cioè, che è un evangelico, quindi un protestante delle nuove chiese che spesso sono anche molto estreme, non violente, ma comunque estremiste, diciamo. Lui stesso ha detto che è andato in Iraq perché Dio gliel'aveva sussurrato, non ha detto che doveva andare. Quindi voglio dire, è evidente che parlare di Islam buono, cattivo, pure non ha senso. Vi dico una cosa che forse si sa poco in Italia, che ha sorpreso anche a me. Nel 2006 io sono stata mandata a Sri Lanka, nel Sinon, per la fine della guerra civile, della lunga guerra civile contro la minoranza tamil. E i vincitori erano quelli della maggioranza al governo, i cingalesi, i bianchi e i buddisti. Allora, anche perfino i buddisti, che sono considerati i più buoni, i più puri, i più pacifici, che non è neanche una religione, una filosofia, eccetera, eccetera, cioè i cingalesi buddisti di Sri Lanka si sono macchiati, si stanno macchiando di crimini contro l'umanità, denunciati anche dalle Nazioni Unite, hanno sterminato migliaia di bambini, di vecchi, di donne tamil, ed hanno chiusi quelli sopravvissuti in un campo, vari campi all'interno dell'isola, dove io, vabbè, sono stata pochissimo, ma anche gli operatori delle Nazioni Unite e delle altre ONG che abitavano lì, residenti, non sono riusciti a lungo ad entrare. La televisione trasmetteva immagini trionfali di carri armati, generali e statue del Buddha, tutto insieme, nonché dei leader politici cingalesi che pregavano vestiti di bianco. Ed era una cosa abbastanza sconvolgente, devo dire. Chiudo la parentesi buddista. E torniamo al mondo arabo. Allora, insisto su questa cosa, che magari deve dare fastidio, però non lo so, per dire che comunque la confusione è grande sotto il cielo, anche tra chi dovrebbe saperne di più. Alcuni anni fa sono stata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati nel Golfo, dove sono stata varie volte nel Golfo, anche a lungo. Comunque, quella volta sono andata in missione con un nostro ministro, allora dell'esterno, non mi ricordo il nome, ma insomma. E il suo obiettivo era di andare a capire se il fondo sovrano di Abu Dhabi, il più grande del mondo, i fondi sovrani sono i fondi di proprietà di stati, non di privati, attraverso i quali poi vengono comprate società in tutto il mondo e fatte operazioni finanziarie. Allora, il maggior fondo del mondo è quello di Abu Dhabi, e questo nostro ministro andava in missione per cercare sostanzialmente soldi, cioè per cercare di capire se volevano investire, se fossero interessati a investire in Italia. Aveva ovviamente nei confronti delle autorità locali e del paese un atteggiamento zero critico, cioè era molto positivo, molto che nel paese, fantastico, di qualità. Nessun accenno, per esempio, al problema dei diritti umani, che nei paesi del Golfo, compresa la Scintillante e Dubai, sono abbastanza gravi, nel senso che qualsiasi forma di opposizione viene messa a tacere duramente. E io gli ho chiesto come mai la posizione del governo a cui lui apparteneva, che era il governo del suo ovviamente, era cambiata in te-
musulmani, perché vi ricorderete che erano uscite queste frasi di Berlusconi che considerava l'Islam una civiltà inferiore, insomma, essendo molto busciano ed essendo in quel momento, come dire, per molti anni dopo, come dirò anche dopo l'11 settembre, il clima generale non proprio amichevole con i paesi arabi, Berlusconi non si era certo distinto dagli altri. Invece lì questo ministro era totalmente positivo. E glielo ho chiesto apposta in modo provocatorio, mi ha detto scusi Marco, avete cambiato idea? E la sua risposta è stata fantastica, mi ha detto, beh sa, alcuni anni fa, 5 anni fa, nessuna donna poteva guidare in questi paesi, adesso guidano tutte. Ora, l'unico paese dove le donne non possono guidare è l'Arabia Saudita e continuano a non poter guidare. Quindi questo ministro non sapeva A, che non era vero che l'unico paese 5 anni prima era l'Arabia e negli altri, per esempio la Mutabi, potevano benissimo, ma B, non sapeva neanche che la situazione non era cambiata, magari era cambiata altre cose, non lo so, però quello no. Ora, è un errore grossolano che nasceva, certo, da una questione di interesse, siamo qua a chiedere soldi, non possiamo parlare male, però ancora una volta è il cliché di unicità, no? Tutto questo mondo, prima erano tutti cattivi, adesso non si sa come mai sono diventati tutti buoni, senza neanche prendersi la briga di capire le differenze. E perché comunque poi è molto difficile non avere pregiudizi, chiaro che lo so anche per i cinesi, però siamo a parlare del mondo arabo, che secondo me nei confronti del mondo, di questo mondo arabo islamico, i pregiudizi sono particolarmente forti, nonostante sia, forse perché, non lo so, è uno dei più vicini, così vicino all'Italia. Allora, brevemente, all'Einstein, tra l'altro, mi sono scritta qua, che diceva che spezzare un atomo è più facile che spezzare un pregiudizio, ricordiamocelo. Ora, i cliché sul mondo arabo non sono nuovi, sono direi abbastanza antichi, non sono necessariamente nati da razzismo, politica ostile. Per esempio, per molti secoli la visione del vicino Oriente e del Nord Africa in Occidente era alimentata da libri, immagini, poi mass media, eccetera, che lo vedevano con uno stereotipo molto esotico, no? Che fosse poi la Magliarda, la Scheherazade, o la donna sottomessa, saraceno crudele, eccetera. Insomma, c'erano degli stereotipi di personaggi, un po' chiamiamoli la mille e una notte, che poi però sono diventati dei veri archetipi in Occidente. Per esempio, c'è un libro che hanno appena ripubblicato in America che si chiama Real Bad Arabs, How Hollywood Really Fired People, che è la storia, cioè un'analisi su come il cinema di Hollywood, che probabilmente è il più grande medium in grado di influenzare le opinioni pubbliche del mondo, nel corso degli anni abbia progressivamente abbandonato gli stereotipi sugli ebrei e i neri, che in America hanno lobby potenti, diventati quindi politicamente scorretti, e li hanno trasferiti sugli arabi, quindi i cattivi anche nell'immaginario veicolato dal cinema sono quasi sempre loro. Poi c'è stata la visione orientalista, no? quella dei pittori appunto 700-800, molto esotica, molto romantica, dipinti fatti da tantissimi occidentali che spesso non avevano mai messo piede, tra l'altro, nei paesi che dipingevano, a cui un libro interessantissimo che vi consiglio, anche se non è più nuovo, infatti si è ispirato, come titolo almeno, scritto da Edward Said, che è un grande intellettuale morto da qualche anno, palestinese della diaspora americana, di fatto insegnava alla Columbia University,
e ha scritto questo titolo dal titolo Orientalismo, in cui si denuncia appunto l'insieme di cliché un po' romantici, un po' a volte appunto anche invece razzisti e ideologicamente motivati nei confronti di questo mondo. Vabbè, poi qua ci sono vari punti che abbiamo scritto che possiamo anche sorvolare, nel senso che poi è chiaro che ci sono stati dei momenti di particolare avversione verso questo mondo in Occidente, spesso legato sempre a dei fatti. Negli anni 70 c'era stato lo shock petrolifero, no? Poi nel 79 c'è stata la rivoluzione in Iran con i famosi ostaggi americani e il drammatico tentativo di Carter di salvarli, la spaccatura con l'America, eccetera, tutte cose che poi sono culminate in realtà nell'11 settembre del 2001, che è stato il momento che ha segnato in tempi più recenti l'inizio di una nuova fortissima ondata di, ovviamente con molti motivi, non è che dico che sia tutto così casuale, ondata di xenofobia, anche perché tra l'altro nel frattempo in Europa da tempo, ma in Italia forse da meno, ha cominciato a diventare massiccio il problema dell'immigrazione. E quindi voglio dire, c'è stata una cosa. Poi una cosa interessante, anche questa se vuoi prima o poi magari se ne può parlare, puoi riparlare, è stato quello che è successo invece nel 2011, perché di colpo le cose si sono completamente rovesciate. Cioè è arrivata la primavera araba o le primavere arabe e l'Occidente di colpo si è innamorato di questi paesi, dei giovani rivoluzionari. Molti si sono convinti che Facebook e Twitter, peraltro creazioni occidentali, avessero contagiato e liberato quei popoli, che le nuove generazioni fossero diverse, che fossero come noi, eccetera, eccetera. Cioè un giudizio superficiale che ignorava la complessità delle condizioni sociali ed economiche e delle dinamiche politiche interne e internazionali che avevano portato a quelle rivoluzioni, se rivoluzioni erano, cosa non si è predetta, che tra l'altro erano molto diverse da paese a paese. Certo che in Egitto, in Libia, Yemen, le cose non erano esattamente, anzi erano molto diverse. Ancora una volta un bianco-nero, cioè io ho ancora qualche giornale italiano, anche straniero, anche da Newsweek ad altri, eccetera, con queste copertine inneggianti ai veri rivoluzionari, la vera rivoluzione, l'Occidente deve imparare. C'è stata una storia di un anno e mezzo, diciamo, più o meno di mesi, anch'io ho fatto varie litigate a conferenze e incontri sostenendo che non era proprio così, che Facebook ok, però nei paesi dove hai un analfabetismo diffusissimo, una povertà diffusissima, era uno strumento, non era certo il motivo, voglio dire, e che l'esercito comunque si era schierato. Cioè cercavo di introdurre dei dubbi su questa visione, ma mi guardavano tutti un po' come dire una disfattista, no? Quindi passata questa sbornia, diciamo, purtroppo per loro e anche per noi, del tutto fantastico, tutto bello bianco, si è tornati al nero, al nerissimo, che infatti è molto nero, cioè lo è abbastanza in Occidente con la crisi economica, e anche da noi non ci risparmiamo i partiti xenofobi e nazionalisti in senso più becero. Saprete ovviamente cosa sta succedendo a parte in Italia, ma in Francia, in Italia, eccetera. E nei paesi musulmani, soprattutto arabi, lo è ancora di più, è nerissima, cioè la Siria, l'Iraq, ma anche la Libia, di cui si parla ogni tanto, perché poi cioè, sono situazioni drammaticissime, non solo per le guerre del santo, o non sante che siano, ma perché anche all'interno
delle società, le pulsioni alla democrazia o comunque a più libertà e rispetto ai diritti umani si scontrano con gli interessi della repressione delle elite che sono tornate di fatto al potere ovunque. Il caso dell'Egitto, che è un paese che conosco veramente di più perché cioè, ci sono stato tantissimo, ogni qualche mese torno, amici, eccetera, è veramente emblematico. Cioè, da noi è stato risolto quasi sempre con questo schemino. C'è un generale laico che poi è diventato un po' dittatore, Mubarak, i bravi e coraggiosi giovani di Tahrir l'hanno scacciato, poi sono arrivati gli integralisti religiosi, i fratelli musulmani, e adesso finalmente è tornato un regime laico che forse non è proprio democratico, ma tanto la democrazia nei paesi arabi non può esserci, fine della storia. Ora, le cose non sono almeno secondo me, ma non solo secondo me, le cose non sono proprio andate così, nel senso che però ci vorrebbe molto tempo a parlare dell'Egitto e anche questo magari lasciamo un'altra volta. Adesso, dopo aver detto tutto questo fervorino su cosa non fare, come non approcciare, posso dirvi, anche qui le cose forse banali, però mi sembrano un po' le cose da fare. Allora, la cosa fondamentale è di chiedervi sempre, quando leggete e sentite qualcosa, se le cose stanno davvero così. Cioè, andare a cercare, che è una cosa che non solo ogni giornalista dovrebbe fare, ma ogni persona, secondo me. Cioè, ampliare ogni volta, soprattutto su degli argomenti così difficili, cioè così controversi. E quindi documentatevi, leggete. Dovreste forse fare una preparazione di base, io vi porterò o vi faccio avere, non una brevissima, magari una bibliografia, però avete sicuramente modo di trovare qualche testo se vi interessano queste cose, anche molto base sull'Islam, sulla storia, senza diventare degli specialisti. Comunque sia, informatevi sempre bene chi sono gli autori, perché essendo un argomento, come abbiamo detto, complessissimo e anche soggetto a visioni politiche e ideologiche che possono, come dire, avere un impatto enorme. Per esempio Bernard Lewis, che molti consideravano uno dei, se non il maggiore conoscitore di questo campo, secondo me ha scritto dei libri che sono, non solo secondo me, insomma, ha scritto dei libri che sono molto di fatto islamofobi alla base, per cui non è un motivo sufficiente, ma è un ebreo americano che diciamo aveva una visione anche politica, per cui sì, se volete leggerlo, leggetelo certamente, però sappiate chi era. E lo stesso vale per tanti altri. Uno che io amo molto e che è anche abbastanza tradotto in italiano eccetera è Olivier Roy. Anche che Bale, nonostante sia, come dire, anche lui, tutti sono oggetto comunque di controversie e di discussioni, perché basta dire una cosa e sei automaticamente considerato troppo pro, troppo contro, eccetera. Però la cosa fondamentale è capire che cosa leggete e che siano cose di qualità. Purtroppo in Italia non ce ne sono molte di opere sul mondo arabo di qualità, perché gli esperti, e io mi ci metto dentro, diciamo, le persone che vengono dall'università fatta anche bene, con impegno, eccetera, però erano tre gatti e nessuno è diventato giornalista tranne me nella divulgazione quotidiana. E qualcuno è diventato professore e scrive dei libri interessanti, adesso più di una realtà. Campanini, per esempio, è uno che io personalmente trovo valido, però eravamo in pochi, siamo in pochi. Mentre invece quello che è successo in Francia, in Inghilterra, in America, anche in Spagna, è che siccome c'è stata un'immigrazione più antica e soprattutto di persone che parlavano le lingue, perché uno dei vantaggi dell'obbligo del colonialismo è che il francese e inglese è che insegnavano il francese e l'inglese, per cui sono arrivati in Francia e in Inghilterra persone che erano in grado da questi paesi, che non erano solo pizzaroli, senza
disprezzare la pizza, ma che erano anche degli intellettuali potenzialmente tali. E quindi la voce della comunità araba islamica, che molti sono anche atei tra l'altro, cosa che nel mio paese non è molto facile, anzi è difficilissimo essere, in Europa no, ma non è per essere snobberi in Italia, no, ma effettivamente a noi manca ancora un filone di voci, mancano ancora delle voci, adesso quelle delle nuove generazioni, spero, anche se in realtà scrivono, qualcuno scrive romanzi, ma a livello di studio credo che sia ancora, magari conoscete voi, non lo so. Però insomma, leggete, quindi secondo me, anche su internet, leggete soprattutto, io trovo che sia molto buono il New York Times, che fino a 10 articoli di verità gratis, poi non so se avete qualche al mese. L'Economist, per esempio, anche se non è un giornale sempre sono d'accordo politicamente, però, e tra l'altro questi giornali non solo sono seri, ma vi danno anche, a differenza di quello che si fa purtroppo spesso da noi, io cerco di farlo anche altri colleghi, non sempre ci riusciamo, vi dà un po' il contesto, cioè non vi dà solo la notizia, ma cerca di inquadrarlo, di spiegarlo. A volte anche Wikipedia, nonostante sia molto disprezzata, che faccia errori, eccetera, ma soprattutto in inglese, che ancora una volta c'è più gente che mi scrive, quindi è migliore di quella tradotta. Se avete dei dubbi su califfato, che cos'è il califfato, come base per andare a vedere, il califfato nasce dopo la morte di Muhammad, bla bla bla, viene eliminato nel 1924, eccetera, eccetera. Cioè, abituatevi, cosa che tutti i giornalisti dovrebbero fare, sempre, tutti i giorni, quelli che lo fanno già e quelli che vorrebbero essere, andate a controllare tutto. Io forse avevo fatto anche anni di economia e finanza internazionale, dove se sbagliamo una cifra erano guai. Mi sono veramente abituata a controllare anche le cose, cioè 1924, non lo so da 40 anni che è finito il califfato, 35, però lo vado a controllare, perché quindi abituatevi a non essere cialtroni, cioè se avete dei dubbi su delle cose, questo aveva un po' per tutto, ma soprattutto su queste cose, sciiti. Sì, poi se uno vuole addentrarsi nella teologia sciita è complicatissima, si legge i libri, ma forse avere una vaga idea iniziale, che è nata perché Ali voleva diventare il successore di Maometto e gli altri gli hanno detto di no, queste cose le potete anche andare a leggere in 10 minuti, così. Quindi insomma, il mio messaggio è quello, andate, cercate di capire, perché io sento dire veramente da persone ottime delle cose assurde. E poi viaggiate, cercate di viaggiare, non è tutto off limit, cioè non andate in Siria e in Iraq, ovvio, in questo momento, però ci sono dei paesi dove, per esempio l'Egitto è un paese dove è chiaro che se si vede una manifestazione in piazza, cioè sono sempre meno peraltro, magari uno sta lontano, l'Egitto ci si può andare, un paese che io consiglio veramente è l'Iran, ci si può andare da turisti, essendo una dittatura è sicuro, a meno che uno faccia stupidaggine, che si metta a gridare a basso Khomeini in piazza Zanino, non lo so, però ed è un paese estremamente interessante, insomma. Niente, vi volevo dare delle basi, sono un po' addormentata, spero di esserci riuscita, se abbiamo tempo a qualche domanda. Domande? Voi sapete la differenza tra sciiti e sunniti? Perché anche questo è una... ma io speravo che ci fosse una domanda più di... queste cose vanno su Wikipedia, se le leggono, però io non posso dire. Io vorrei sapere chi desse parte lei dell'11 settembre. Ora la... domandone. Oh, signora. Io sono un'esperta di terrorismo, dovresti chiedere al mio amico Guido Micchio. Diciamo che non penso che ci sia stato un complotto della CIA, come Giulietto Chiesa o altri hanno sostenuto anche in libri, non so se conoscete tutte le teorie complottiste, non c'erano dei eventuali giorni, bla bla bla.
penso che probabilmente erano arrivati dei segnali che sono stati in parte per Centroleia, in parte per interesse. Per esempio, una delle cose che era saltata fuori è che in quel momento c'era la lobby che voleva costruire lo scudo stellare, non so se vi ricordate, che era tutto il sistema antimissilistico per la potenziale degli Stati Uniti, che costava una fortuna, che stava premendo al congresso e con l'amministrazione per dei fondi. E una minaccia di questo tipo terroristica con 19 ragazzotti, diciamo, che entravano nel paese e facevano una cosa del genere, chiaramente lo scudo stellare non l'avrebbe fermata. Cioè il terrorismo non era uno dei nemici, no? Che avrebbe fermato. E quindi si è anche detto, poi io non sono così dentro le cose di Washington, però la mia idea è che c'erano sicuramente stati dei segnali, che era degli avvertimenti, c'erano degli avvertimenti, avevano avuto qualche segnale che sarebbe successo qualcosa del genere, che è stata, e sono stati, come dire, sottovalutati o ignorati, anzi. Penso che poi loro abbiano avuto una grande fortuna, gli attentatori, perché anche lì, no, non sono un tecnico, ma non credo che una teoria che gira, che hanno messo le bombe dentro alle torri per fare, no, che fa sempre parte del controllo che sta alla CIA. Penso che sia stato un po' un disastro per tutti, nel senso che l'unico che mi ha fatto la faccia Bush, certo, però, nel senso che era un presidente ormai, come dire, stava leggendo i libri ai bambini, così, e ha avuto il mio corpo, però non è neanche durato molto alla fine della fiera. Hanno fatto molti disastri. Hanno fatto molti disastri perché, fermo restando dopo ore dell'11 settembre, quello che poi hanno fatto in Afghanistan, ma soprattutto in Iraq, quello che sta succedendo oggi, è in gran parte il risultato di quell'attacco americano Saddam, no? Quale Saddam, perché era il mostro, hanno fatto veramente un guaio. Io ero in Arabia Saudita nel marzo del 2003, prima, proprio è scoppiata il 19 marzo la guerra contro la seconda guerra del Golfo, no? L'attacco americano contro l'Iraq. Ho fatto un'intervista al ministro degli esteri, Saud al-Faisal, che è uno della famiglia reale, però la famiglia reale, perché molti sono anche lì, è un intelligente e molto, che conosce molto delle cose, tra l'altro era già anziano allora, adesso è anzianissimo. E lui ha detto questa cosa, ha detto: se gli americani fanno la stupidaggine di attaccare l'Iraq e poi di sostituire tutto il sistema, la struttura di comando del paese, che era legata al FAF, al partito unico, no? Come è stato in Italia col fascismo, erano tutti iscritti al fascio e tutti dentro all'amministrazione, alla politica, eccetera. E lui ha detto: se fanno questa stupidaggine, attaccare l'Iraq in questo modo, senza avere un piano vero per il dopo, eliminando tutta la struttura, eccetera, si andrà alla guerra civile, alla divisione tra sciiti, curdi e sunniti. E questo l'ha detto un ministro saudita che odiava Saddam. Saddam nella guerra prima gli aveva tirato le bombe in missili su Riyadh, sulla capitale saudita, in più era considerato, a parte il dittatore che i sauditi ne fregano poco niente, ma era considerato anche più o meno un ateo, anche se poi a un certo punto ha aggiunto l'Ayn alla, non c'è Dio, poi che Dio sulla bandiera per Saddam. E quindi ha fatto una previsione non dovuta a simpatia, anzi per l'Iraq di Saddam, ma ha previsto quello che poi sarebbe successo. L'11 settembre ha dato via, è stata una disgrazia in sé che ha dato via ad ulteriori disgrazie. La cosa interessante, tra l'altro, è che nell'ISIS non sono tutti, come dire, pazzi che vogliono tornare, cioè la sua vita è abbastanza pazza forse, non lo so, però voglio dire, nell'ISIS sono confluiti tantissimi del PAF,
dell'esercito che, era iscritti, che erano iscritti alla cosa di Saddam, che poi nel nuovo Iraq sono stati rifiutati dal nuovo esercito. Ci sono stati dei casi che il New York Times aveva fatto un articolo bellissimo che raccontava come, e anche per quello che sono così forti, che hanno così successo. Cioè non sono una banda di ragazzotti terroristi, sì, ma non hanno solo soldi, hanno anche un'organizzazione, anche lì stimano meno di 2 miliardi di dollari come l'organizzazione terroristica del mondo. Sì, però sono anche molto efficienti, come dare i servizi, servizi di persone competenti. Sì, sì. Sono strutturati, basta vedere sulla comunicazione cosa fanno. Hanno le riviste, fanno tutto. Sì, sì. E i video? Perché infatti adesso tutti parlano di business. E l'altro detto. Sul sito del Corriere, che spesso pubblica anche notizie, a mio parere non sono mie, un po', come dire, dei cicconi, cose così, e che spesso ci sono gli argomenti più cliccati, sono cose che a me personalmente proprio non interessano. Per vari giorni c'era come una prima e seconda notizia che cosa che esiste. Lei cosa pensa della censura sui fatti dell'ISIS? La censura sui vari video dell'ISIS, decapitazione, crocifissione, eccetera, che è consigliata da alcuni giornalisti? Allora, prima di tutto le decapitazioni loro non le mandano. Il video si potrà? No. Io ho visto alcuni video su internet e sono stato fatto montaggio o meno. Ma non fanno vedere al momento della decapitazione? Ma quello che si fa durante la testa sul petto? Non fanno vedere al momento della decapitazione. Prima e dopo? È stata una delle novità grosse che hanno fatto in tutti e 4 i casi. 5. Beh, 5 in Algeria, c'è per niente, non è che esistono. E lui, in tutti e 4 i casi, hanno fatto la stessa regia togliendo la decapitazione. Ed è una delle cose che ha fatto discutere molto gli esperti, diciamo, perché forse perché così sanno già che comunque quella parte della verità. Non lo so, io penso che sì, che certi orrori si possono anche non far vedere sui mass media. Non so, lei non deve far vedere tutti. Non c'è nessuno di tutti. Un altro dubbio che ho, io in effetti mi stavo chiedendo, stavo cercando di informarmi su questo argomento, ovviamente con tutti i limiti con cui si può farlo in un mare magno, soprattutto quello che è il mondo arabo e quello che ne sta succedendo e le immagini più o meno distorte che se ne stanno dando in Occidente. Ma io quello che mi chiedo adesso, per quello che sta succedendo ora, ci si dice viene tutto dall'11 settembre e va bene. Però cioè, quello che passa è questa forma assurda, come se appunto fosse nato tutto l'11 settembre. Allora io volevo, visto che lei ci lavora, se ne intende, ed è il suo pane, invece io volevo, anche se mi rendo conto che è una cosa larghissima, chiederle appunto a proposito di basi un qualcosa su invece quello che è stato prima, perché secondo me invece è un argomento che in molti casi si taglia. Cioè, com'è possibile che ci sia qualcuno che può raccontare che ci sono stati un gruppo di, appunto come diceva lei prima, di ragazzotti impazziti che si sono svegliati l'11 settembre e hanno deciso di buttare giù quei torri come se lo fossero sognati di notte? Ma è una domanda cosmica, a parte che già dire affrontare e parlare a compagnia in questo mondo, dove c'è il dato prima? Cioè il quarto della popolazione mondiale sono somali e 450 milioni sono altri, per cui è come se un cinese dicesse vorrei occuparmi degli occidentali, cioè sì, no. Cosa, certo. Quando, chi, da che punto di vista, cioè non stiamo parlando capito, di una tribù dell'Amazzonia, stiamo parlando di un mondo enorme, per cui già dire, come dicevo prima, cercare di andare sempre più nello specifico. È verissima la storia dell'11 settembre,
E se io ho detto che tutto è nato l'11 settembre, è una stupidaggine, ma... Non lei, l'idea che ne passa... Però è anche un modo per semplificare, nel senso che se tu vai indietro, c'è sempre una causa per tutto, che a sua volta, anzi, più cause, e più vai indietro, più quelle cause avranno a loro volta delle cause. Allora, è evidente, qualcuno dice, è stata la spartizione fra Francia e Inghilterra, quando stava crollando l'impero ottomano del Medio Oriente, del Vicino Oriente, a creare degli stati finti, che inizialmente erano colonie sotto o protettorati, e che poi si stanno rivelando, come dire, intenibili, no? Perché in effetti in Iraq tu hai dentro i curdi nel nord, che non sono mai riusciti veramente ad avere un loro stato completo e che sono frammentati tra cinque paesi. C'hai i sunniti e gli sciiti, che per carità hanno anche convissuto per secoli come con gli ebrei, no? Prima Israele, le comunità ebraiche vivevano continuamente con tutelato dopo. È colpa della Francia e dell'Inghilterra che ha costruito questi stati finti e che poi sono rimasti insieme grazie a dittature, come in modo diverso è stata la Jugoslavia, finché c'era tutto, era tutti insieme. E prima di Francia e Inghilterra c'erano gli ottomani, cioè voglio dire, poi è talmente grande tutto che secondo me devi sceglierti una cosa per cominciare. Ci sono alcuni libri, se vi interessa vi manderò appunto magari delle fotografie, ci sono alcuni libri base, tipo, forse ce ne sono anche di più belli, uno che mi ricordo molto è di Giapperca, che ormai è di vari anni fa sugli arabi, ma ce ne sono vari. L'importante è, come dicevo prima, che guardiate che sia scritta da persone competente e non troppo, cioè non di parte, né da una né dall'altra. Però ce ne sono altri, secondo me uno deve leggere, quello che dicevo io, deve avere le basi, capite? Allora, prossimo incontro. Allora, con uno, perché ragazzi, ricordatevi che poi c'è un'altra lezione. No, faccia. Ah, io vado ad andare a prendermi il visto, guarda. Faccia una domanda. Sì. Un po'. Noi come Italia abbiamo una visione del mondo dettata dalla cultura della religione occidentale, come quella di la cultura occidentale, cioè siamo di fatto, guardiamo il mondo attraverso gli occhi della cultura appunto dell'emisfero ovest. Come si vede il resto del mondo musulmano? Poi abbiamo appena finito di dire che sono in altri sei, quindi le differenze all'interno degli stati musulmani. Beh, sì, non ti sento. C'è molto rumore adesso. Sto cercando di capire. Abbiamo appena finito di dire che sono 1.600.000, quindi le differenze all'interno del mondo musulmano sono tantissime, ma come si rapporta il mondo arabo-musulmano nei confronti del mondo? Qual è la visione del mondo occidentale dal loro punto di vista? Cioè come loro vedono noi? Sì, perché noi abbiamo appena finito di dire appunto come noi vediamo loro, appunto che noi siamo miliardi e mezzo, qualcosa di più, nel mondo occidentale, a vedere e giudicare 1.500.000 di persone che invece vivono nel mondo arabo. Infatti, quando tu hai detto noi abbiamo una visione occidentale, avrei avuto la domanda, quale occidente? L'occidente no? Se, diciamo europea, nord europea. Ma anche europeo, cioè il sud dell'Europa è molto diverso da noi. È diversa. Tu sei giovane, ma per anni, quando ero giovane, l'Italia era il paese più filo-palestinese, non dico del mondo, ma dell'Europa. No? Avevamo Leni con Mattei, che aveva una diplomazia parallela con il mondo arabo, soprattutto per interessi economici, ci danno e ci davano petrolio e gas. Avevamo Andreotti, avevamo De Michelis, avevamo tutta una serie di personalità politiche, su cui adesso non ci addentriamo, che erano consapevoli del fatto che noi siamo mediterranei. La politica italiana nei confronti del mondo arabo occidentale, arabo musulmano,
era completamente diversa e avrebbe dovuto e continuare ad essere molto diversa da quella della Germania, orientata sull'est Europa o del nord Europa. Quindi già parlare di divisione occidentale, poi sempre in modo scellerato, secondo me, berlusconiano, non è stato solo Berlusconi, c'è sempre dietro altre cause, eccetera, eccetera, abbiamo un po' smesso di occuparcene, se non in modo folle, come vedi l'amicizia fraterna tra Berlusconi e Gheddafi, no? Però in realtà dei veri, una vera politica di questo, per il Mediterraneo, non ce l'ha né l'Italia né l'Europa, ha tentato Romeda, ha tentato varie cose, ma non c'è. Come ci vedono loro? Capisci che appunto come ci vedono 1,6 miliardi di persone, anche semplicemente gli arabi? Posso dirti che da un punto di vista, allora, prima di tutto sanno molto più di noi quanto loro sappiamo. Quanti di voi hanno letto scrittori arabi? Vorrei fare la prova. Sinceramente, chi ha letto uno scrittore arabo, una scrittrice? Dipende quali arabi. No. Come dipende quali? No, uno scrittore arabo, una scrittrice araba, qualcuno di voi ha mai letto un libro? Sapete chi è Naguib Mahfouz? Premio Nobel per la letteratura, unico arabo che ha vinto. È abbastanza emblematico, ragazzi, leggete, sono tradotti in italiano ormai da tempo. No, vabbè, ma per esempio vi consiglio di leggere il libro di Naguib Mahfouz, scritto M-A-H-F-O-U-Z, Mahfouz, che è un egiziano e che ha scritto dei libri bellissimi, anche corti, sul Cairo, su cos'era il Cairo di una volta che in parte è rimasto. E sono libri assolutamente piacevoli e che ti raccontano la società proprio. Ma ce ne sono ormai anche, ci sono decine ci sono tante case editrici. Ecco, invece gli arabi, ovviamente noi contadino l'alfabeta di Tanta, ma del Delta, ma la media, cioè il vostro corrispondente, se io fossi in una classe di un'università anche i primi anni al Cairo, ad Algeri poi sono quasi tutti bilingue, però anche in posti dove in Siria prima del casino, del dell'orrore, cioè tutti avrebbero letto più e più autori europei, per una questione antica forse, di ex colonie, sottomissioni, tradizioni, tutto quel che volete, però di fatto loro sanno molto più di noi di quello che noi sappiamo. Per esempio, un'altra cosa che volevo dire, oltre ai giornali inglesi, eccetera, esistono tantissimi media adesso arabi scritti in inglese, a parte Al Jazeera in inglese che è buona, ed è anche meno di parte della Al Jazeera araba. È molto buona Al Jazeera in inglese, e parla, è una specie di CNN, voglio dire, parla di tutto il mondo, è gratis, è tutta la raccolta. Ma ci sono blog, ci sono. Cioè, andate direttamente a leggere quello che dicono loro. Che leggete, ragazzi. Questo è invito alla lettura. Ringraziamo la signora Cecilia.